Allora, innanzitutto si saluta, buongiorno a tutti, e poi Francesco, no, contestualista. Okay. Buonasera camerati. Vai Francesco, contestualista. Allora, siamo appena usciti a Tagliacozzo dalla Roma L'Aquila. Guarda questo ragazzo che sta davanti. Campo Rotondo. Va, per un weekend di grado. Ma che vuole, dai, con io. Abbiamo un guidatore. Apriamo il finestrino, molto... godiamoci il paesaggio. Senti che cazzo di giallo. Porco Giuda. Dove stiamo? Alle 7:58. Ci siamo svegliati alle 6. Siamo partiti alle 7:30. Alle 7:30. Dove stiamo andando? Casa di? Lorenzo. Grazie. Sera, senza saperlo, ci pagherà la cena. Sì. Olè! Torneremo nella sua dimora, probabilmente gliela distruggeremo. No. Molto probabilmente. Questo non è messo in conto. Eccola, Tagliacozzo. Guarda, questo è un... Che per chi non lo sapesse, Tagliacozzo si trova in Abruzzo. Guarda, racconto un aneddoto. Mentre facciamo una rally da cane, spinta. Sono reso conto che dietro una curva c'era una volante dei carabinieri con una macchina cappottata nel burrone. Allora mi sono chiesto il valore della vita. Qual è il valore della vita, Lorenzo? Lanciarsi a 150 all'ora sulle strade di montagna. Taglia questi pezzi, ovviamente. Metti in descrizione. Quindi, il valore della vita è molto importante. Guardate che strada, signori. Ma questa è poesia. 5 persone con bagagli, questa è pura poesia. La velocità è importante. Se perché ti fa vivere. Sì. Sì. Ti rende libero. Io vivo un quarto di miglio alla volta. Meraviglioso. Siamo arrivati alla dimora. Ah, è proprio la tipica casa di montagna. Acqua perla, per dissedarti al meglio. Allora, adesso ci sono un po' di procedure da fare. Gesù. Attiviamo quest'acqua. Ma noi beviamo da qua, ce l'abbiamo qui. Vedi se sta alla carcata. Aspetta, che cosa? Ah, faccio cazzo. Paolo, volevo... Allora, appena arrivati nella location che ci ospiterà questo weekend di fuoco, ci siamo accorti che il proprietario del canale in cui state guardando questo video, ovvero Paolo, si era dimenticato lo zaino. Trovato... No, ma digli come. Come l'hanno ritrovato? No, dove stava? Cosa? Lo zaino. Ah, puzzolo della montagna adatto a... No. Allora, abbiamo poggiato lo zaino sopra la macchina per posare la GoPro. Facci, poggiarla e farci la foto. Abbiamo lasciato lo zaino sopra il tettuccio. E siamo ripartiti, lo zaino è volato. Si è catafottuto. E ce ne siamo accorti quando siamo arrivati, quindi siamo tornati indietro. E una tile signora l'ha trovato e me l'ha restituito con amore. E io l'ho baciata. Signora, se stai guardando questo video, Paolo vorrebbe avere un figlio da lei. Certo, raga, famo proprio schifo, famo, eh. Vino, birre, vodka. Ale, compra gli arrosticini. Alcol puro. 96%. Sciottini con questo stasera, ragazzi. Ci puliamo il vate, era stato dato. Ne abbiamo iniziato a pranzare. Davide si è sbagliato a comprare la carta. Ha preso la carta sbagliata. Pezzi almeno. Questo è un pranzetto leggero per prepararci a stasera, no? Mi sembra giusto. I wasn't wrong, nothing.
brace qua è pronta. Tra poco si mangia qua l'assistente Alessio De Luca. Siete l'assistente, sta fatto tutto lui. Devi stare zitto, Shagardin. Devi stare zitto. Vieni Alessio, vieni Alessio. Ti muovi a apparecchiare. Cazzo. Pronto. Temendo. Devi stare zitto, hai capito? Sei un essere umano inutile. Oh, mi sono scordato di registrare il primo pezzo di carne della serata. Già mangiato un pezzo. Adesso si inizia con le spuntature, signori. Salsiccia e pane, anche chiamata brusco salsiccia. Brusco ciccia. Guardate come spalma con delicatezza la salsiccia. È un artigiano della qualità, Lollo Luzzi. Grazie, grazie. Intanto qui a Camporotondo è calata la notte e abbiamo preso anche un vino di alta qualità, Montepulciano d'Abruzzo. Molto entusiasmante. Vabbè. No. Il non li tolgo. Non mi mettere le mani addosso. Questo era l'ultimo pezzo di pancetta. Ma stiamo andando a buttare la spazzatura. Ma che è? Cioè così di cattiveria? Ma vuoi riciclare, cazzo? Dai, fra, va a comprare i sigari. Facciamo a votazione, chi vota? 5 sigari. Ale, mi fido di te. Tornate vincitori. È vero. Dove vai? Ho visto una cosa, è vero. Ma l'hai comprato adesso? Non sono mai sigari. Non so se sono carini, so dai. Ma che è? Vodka e pesca. E lui vuole dormire tutti e cinque qua, vuole dormire. Guarda che si può fare. Buonanotte. Stiamo ancora decidendo le postazioni. Per il momento in cui dormono in tre, così. Io dormo qui, che penso sia più comodo. Alessio dorme da solo nell'unico letto normale. Notte. Buonanotte. Buongiorno. Siamo addentrati nel bosco e adesso dobbiamo arrivare a un monastero. Dai belli, questo è il primo sentiero dove la partenza è in discesa e il ritorno è in salita. Abbastanza classici. 50 lire del 1979 nel bosco. Se la trovi è tutta arrugginita. L'ho trovata esattamente lì. Questo è il primo punto di sosta per bere. Poi si riparte e si arriva al santuario. Tutto questo qui è tutto percorso, scende tutto giù. Ah, qui sotto? Ah sì, eccolo qua, si vede la staccionata e continua. Dai, però ci sta su. Ci hai portato in un bel posto, Lore. Dai signori, che manca poco. Eccoci, siamo arrivati. Ci siamo rifucillati e adesso si riparte. Verso le 6 dobbiamo ripartire, giusto Lorenzo? 6:30, 7. Davide, devi stare in silenzio. Quindi adesso si cammina un po', un passo un po' più spedito, dai. Che è successo? Ti sei insaccato il ginocchio. Ecco, ci abbiamo pure infortunato. Davide, caricate Lorenzo. Siamo in orario nella tabella di marcia. Il passo c'è, l'acqua no. Domani vado a stampare il foglio rosa, caro. Preso il 4 agosto 2017. Foglio rosa, signori. Siamo tornati a casa, siamo massacrati. E dopo si riparte. Mi fate entrare? Veloce? Veloce? No, mi sono spostato davanti perché sono andato Francesco e Alessio. E perché sono più importante. Siamo arrivati a Roma, fanno 36 gradi centigradi. E lì quanto faceva? 21 gradi centigradi. Una variazione di 16 gradi è importante. È stato un onore. È stato un onore. Tanto. Il saluto con la ripresa. Mamma mia. Arrivederci compa.